tu che sei nei miei giorni. Certezza, emozione. Sento come se nel mio cuore ci fosse un piccolo seme da condividere. E cerco sempre di trovare il modo di raccontare cosa ci sia lì dentro. È questo il significato generale. Questa cosa che è dentro di me fa di tutto per uscire, un po' come Bukowski, che dice di avere nel cuore un uccellino azzurro che ogni tanto lascia fuori uscire. E quando fa rumore gli fa shh, torna dentro. È un po' quello che provo io. Ho questa cosina dentro di me, nel mio piccolo spazio, e ogni tanto dico ecco qua. Il mio cuore parte dalle sensazioni che vogliono fuori uscire. Quindi quando comincio a dipingere, parto da zero e poi comincio a giocare con tutti i colori. Faccio una rana qui, poi magari qualcos'altro, poi diventa tutto nero. Cerco sempre di essere aperto a quello che intende essere il dipinto stesso, invece di essere io a dire al dipinto voglio che tu sia questo. Io preferisco chiedergli che cosa sei ed essere aperto a quello che il dipinto vuole essere. There is a lot of fairy tales in your... Ci sono molte favole nelle sue opere. Ma non sono sogni, favole tradizionali, tipo Alice nel Paese delle Meraviglie. Non amo attingere dalla cultura popolare. Voglio inventare una cultura mia ed essere fedele a quello che accade dentro di me. Invece di dire, questo è Braccio di Ferro, questo è Topolino, quanto sono forti, Preferisco proporre cose che ho scoperto io, magari anche strane, eccole qui. Non sono strane insieme? Non voglio basarmi su immagini già fatte. Lo considererei il segno di una certa pigrizia mentale. Preferisco essere aperto a tutto quello che succede. Magari un gatto che serve il caffè. Insomma, tutto ciò che accade e che rappresenta quello che il dipinto vuole essere. Questo pezzo si chiama Antologia. Antologia, sì. Parla di Ofelia. Ofelia annega in un fiume, una cosa tristissima. Ma cosa succede dopo? Ofelia, morta, apre gli occhi, si guarda intorno e tocca un mondo nuovo, fatto di più amore e più colore. È il risveglio di Ofelia in un mondo che io le auguro. Qui per un giorno intero ho fatto il rosso, il rosso, il rosso. Poi mi sono fermato, mi sono detto per oggi basta. Non devo finirlo oggi. Dico sempre non devo finirlo oggi. Oggi devo essergli fedele, perché se vuoi finire fai una forzatura. Devo fare i capelli. Se invece resti aperto, sono loro a dirti che il lavoro è finito. Sono loro a dirti, non mi toccare i capelli, stanno bene così. A volte lavoro anche su 6-7 dipinti al giorno. Quando ho cominciato questo, ho tracciato un cerchio. E mi sono detto, che cos'è questo cerchio? Cosa sarà? Un bricco di latte? Un uovo? Non lo so. E allora gioco. Comincio a vedere una persona sullo skateboard. Questa persona forse cadrà, ma adesso io vado in skateboard e c'è un momento in cui prima di cadere rovinosamente ti dici vado avanti, magari non cado. E credo che lui non cadrà, ma proseguirà in una nuova vita. Per me il grembo della salvezza e lui che si dirige verso il grembo non sono tanto un sogno, ma una possibilità. Questo dipinto si intitola Into the Light Lost ed è tratto da una poesia di Yeats. Immaginiamo questa donna a casa sua con l'orologio da parete e improvvisamente
Qualcuno bussa alla porta. È tornato l'amore della sua vita. E quando lo vede, ha gli occhi che non riesce nemmeno a respirare. Questo è il momento mozzafiato. Sei tu. In questa luce sono smarrita di nuovo nel nostro amore.